Siracusa è un dolce tipico del Cosentino, ha origini molto antiche, si parla del tardo medioevo. Nel dessert al piatto invece ho voluto rappresentare quello che è adesso lo scenario nelle campagne calabresi. Una torta da forno che si chiama Tuscany, cotta in un fondo di frolla in bianco sotto sopra, all'interno c'è un flan di ricotta, una spalmabile al cioccolato, un cake al fondente al 72% e una bagna all'alkermes. Per il dessert al piatto invece ho deciso di ispirarmi al periodo primaverile ed estivo e di ispirarmi alle api. Una rivisitazione del mostacciolo, che è un dolce da forno tipico della calabrese. Alla base del dolce abbiamo una ganache al pistacchio salato, poi ci metto del pistacchio salato, una panna cotta al rosmarino, del rosmarino tritato, della spugna al pistacchio e il sorbetto ai fiori di sapore. Dolce da forno, ho voluto trasportare quello che realmente è la mia tradizione, che mi ha aiutato in tutta la mia carriera, in tutto il mio lavoro, che è la torta pasticciotto. Lavoriamo con due consistenze, abbiamo un gel di camomilla e abbiamo una crema leggera senza uova alla mandorla. Conosco Irca da tanti anni, perché so che è una delle aziende italiane più longeve. Portare il buccellato, che è un dolce tipico lucchese. Il dolce sarà una monoporzione alla nocciola con mousse alla nocciola, un pralinato di nocciole e un croccante al cioccolato con il cioccolato Irca 78% fondente. Arrivate dish è un po' modificata, diciamo, resa un po' diversa. Abbiamo nocciola, cioccolato, tamarindo e berri di tapioca. Abbiamo una ciaramicola, come ben sapete la ciaramicola è un tipico dolce umbro. Alla base troverete un disco di frolla. Salendo dalla frolla troverete una bavarese al cioccolato Santo Domingo, cioccolato al latte Santo Domingo di Irca. Troverete una semisfera fatta di una composta del frutto d'oro alla pera, sempre Irca. Poi ho usato, dalla mia parte campana, ho usato la ricotta, mentre dal mio lato umbro ho portato il tartufo. Quanto riguarda la torta, è una versione del parrozzo abruzzese. Ho preparato una madeleine al basilico, infatti quando arriverà il dolce gli ingredienti principali sono lampone e basilico. Oggi vi presento un dolce da forno della tradizione tipica romana. Il nome del piatto è il giardino segreto. Ho voluto rappresentare una religiosa francese, quindi un vignè più grande con ripieno di namelaca alla vaniglia e al cioccolato minuetto
della Irca con vaniglia e Deli Crisp. Quello che ho detto ieri io lo sento, ve lo ripeto, oggi io sono contento se ci sono 9 amici, 9 persone che ieri non si conoscevano e che oggi sono diventate amiche. Nella prima batteria vince Raffaele Ghiotti! Emozionato, non me l'aspettavo, sincero. Sicuramente ho portato me stesso, perciò... Sicuramente mi ha aiutato, ho portato davvero me stesso e la mia terra, forse è quello, mi ha aiutato. Ha vinto, dov'è? Non lo ritrovo più, Giacomo Bresciani! Non lo so come mi sento, sono ovviamente felice, però alla fine abbiamo fatto conoscenza, abbiamo fatto gruppo in realtà, non è una cosa... da poco, è scontata, non è stato un concorso, alla fine ci siamo aiutati, io ho aiutato, sono stato aiutato e è stata una bella esperienza. Allora, vince Federico Marrone. Ci siamo conosciuti, ci siamo aiutati tanto, quindi è stata veramente una cosa fantastica. Bella regà! E quindi no, è stato tutto veramente fantastico.